Gigi Buffonali intervista, Ilaria D'Amico una donna speciale, da Alena Seredova ho ricevuto tanto. Gigi Buffon è ospite dell'intervista di Maurizio Costanzo, in onda giovedì 15 febbraio in seconda serata su Canale 5. Ecco alcune sue dichiarazioni in anteprima. Gigi Buffon parla della ex Alena Seredova. Costanzo, oggi Alena Seredova per lei cos'è? Buffon, è una persona che ringrazierò perché alla fine ho passato 10 anni veramente belli con lei e lei me li ha dedicati come penso di averglieli dedicati io. Poi abbiamo fatto 2 figli stupendi, molto educati e di quello gran parte del merito va a lei, però penso che alla fine, come in tutte le cose, che è un dare e un avere, e io ho ricevuto tanto da lei, penso di aver dato tanto e poi basta. Gigi Buffon ricorda il periodo della depressione. Costanzo, mi colpisce che un campione come lei abbia conosciuto la depressione, perché? Buffon, perché ci sono degli snodi nella vita, probabilmente nel momento in cui da giovane e superficiale stai entrando in una dimensione di uomo un po' più maturo, devi fare i conti con dei buchi neri che fino a quel momento non hai preso in considerazione. E queste valutazioni ti fanno cadere in un limbo, in un'apatia che può sfociare nella depressione. Costanzo, è brutta la depressione e... Buffon, molto, poi soprattutto per un carattere esuberante e gioioso come il mio e il non riconoscersi penso sia la peggiore delle cose e... Gigi Buffon e la storia d'amore con Ilaria D'Amico. Ilaria D'Amico, giornalista e conduttrice su Sky Sport, la donna del per sempre. Costanzo, ha detto che Ilaria è la donna del per sempre. Buffon, io penso che Ilaria sia veramente una donna speciale e secondo me il nostro rapporto è un qualcosa di straordinario e proprio per questo immagino che ci sarà un'evoluzione in futuro e che durerà fino a che la morte non ci separerà.